Siamo qua a Shingal, in Iraq, nella provincia di Ninive, e mostriamo adesso qual è la situazione in questa città. Questa città è stata occupata dallo Stato Islamico nel 2014 con terribili crimini commessi contro donne, bambini e la popolazione civile che ha dovuto scappare su quelle montagne. In questo momento mostriamo la città di Shingal, è divisa tra diverse realtà politiche che la stanno occupando e che hanno contribuito a liberarla. Da un lato in questa zona ci sono i guerriglieri del PKK assieme ai loro alleati esidi di Yebeshe che controllano tutti questi quartieri che vedete sono completamente distrutti a causa dei combattimenti che ci sono stati quest'autunno. Il PKK assieme agli Yebeshe eside sono le prime forze che sono entrate in questi quartieri e li hanno presi a ottobre dal controllo dello Stato Islamico. Soltanto successivamente si sono aggiunte a loro le milizie Peshmerga legate al governo regionale curdo del presidente Barzani che controllano invece questa parte della città. In particolare si tratta di Peshmerga legati al partito del presidente, cioè il PDK, Partito Democratico del Kurdistan. Come vedete sventolano diverse bandiere del PDK su quell'edificio, mentre invece in questa zona possiamo vedere altre bandiere, in particolare la bandiera del PKK assieme a quella di Öcalan e della guerriglia esida. Laggiù in fondo invece ancora ci sono i villaggi esidi che sono tuttora occupati dallo Stato Islamico e là c'è la linea del fronte che divide in questo momento la parte irachena curda da quella dello Stato Islamico. Quindi una città di fatto divisa in diversi settori dove comunque abbiamo potuto vedere non c'è assolutamente una situazione pacifica tra le diverse fazioni curde coinvolte, anzi ci sono delle grandi tensioni, per questo non soltanto i militanti si coprono il volto, ma per lo più anche i giornalisti che vogliono fare un'informazione indipendente in questa città magari hanno difficoltà a rivelare la propria identità perché i Peshmerga del presidente Barzani accusarli di collaborare con quelle che Barzani ha definito forze di occupazione, cioè PKK e Yebeshe, che in realtà sono le forze di liberazione di questa città. In questa zona ci sono, in queste strade ci sono Yebeshe e PKK che pattugliano giorno e notte. Laggiù in fondo invece ci sono i Peshmerga che continuano a pattugliare. Anche le persone comuni, che peraltro sono poche perché la città è completamente disabitata, come si può vedere, è completamente in rovina. Quando passano nei diversi settori della città, spesso sono fermate, gli viene chiesta l'identità e in qualche modo che cosa fanno qui, dalle diverse forze armate che in questo momento si dividono il territorio. Abbiamo anche visto talvolta che quando per esempio i compagni del PKK incrociano i Peshmerga, sebbene vi sia una forma di cordialità di facciata, c'è comunque tensione perché spesso per esempio i Peshmerga cercano di sconfinare nelle zone tenute dai compagni curdi e esidi per dimostrare che non c'è, diciamo, una presenza di controllo del territorio da parte di queste forze. Per questo motivo hanno anche messo due postazioni dei Peshmerga lassù, oltre la zona controllata dai guerriglieri, dai compagni. Tuttavia non bisogna pensare che quello sia l'ultimo avamposto militare, perché oltre la montagna è piena di guerriglia del PKK e tutta la zona anche oltre la montagna contiene altri monti dove è forte la presenza del PKK. Quindi in realtà le realtà curde rivoluzionarie hanno una presenza da questa parte, mentre lo Stato Islamico ha la presenza laggiù, oltre i confini della città, e i Peshmerga sono riusciti a entrare nella città e a prendere un